Bentornati a SOS Arezzo TV. Ciao, bentornato Fabio. Dopo una settimana di assenza, Beppe Marconi, bentornato. Ci adattiamo anche ai nuovi orari, semibuio. Per forza. Siamo nelle giornate più corte dell'anno ormai. E quindi siamo in giro. Però fra pochi giorni riniziano ad allungare. Dai. Fortuna, perché questo freddo a me mi ha dato già un po' fastidio. No, ma nel freddo non passerà. Non passa. Fino a febbraio rischiamo di averlo. E anche primi di marzo. Però le giornate, diciamo che fra 15-20 giorni iniziano ad allungarsi. Sai benissimo che invecchiando il freddo ti dà sempre più fastidio. E ne sai qualcosa? Ne sa qualcosa. Io no. Te no, tu sei bello fresco. Senti, siamo in una traversa della strada di Ristradella. Sotto la linea lenta. Sotto la linea lenta della ferrovia. Sì. Quindi qui ci passa il treno che va in Valdichiana. Vabbè, ci passa anche la direttissima. Il treno lento che va in Valdichiana. Il treno, la linea lenta, la vecchia linea. Quella che andava a Rigutino. Bravo. O la stazione di Olmo, abbandonate, che abbiamo già fatto. E qui, guarda un po' cosa abbiamo trovato. Una nuova discarica è stata aperta. È stata aperta, un nuovo bazar dell'usato. Sai che va di moda i mercatini delle pulci, eccetera. Oh, qui abbiamo un po' di tutto, perché frigo. Abbiamo frigo, poi sedie, vedi sedie, frigoriferi, lavatrice. Là, un altro frigo. Queste sono le economie di scala, nel senso, sai che le aziende nascono una accanto all'altra per beneficiare, no, della zona, c'è dell'infrastruttura, c'è il congelatore. E così quei rifiuti, basta che ce ne metta uno, o anche la teoria delle finestre rotte. Hai bisogno di un sedile per la macchina? No, grazie, ti ringrazio. Ma ce ne sono due, guarda. E basta che uno ce ne butti uno, che poi arriva un secondo fenomeno, ce ne butta un secondo, e esatto. Così via via. Si apre la discarica. E si apre la discarica. E poi tocca pagare per ripulire l'ambiente. Finisce in bolletta. Esatto. Ecco, quindi uno non sa mai se veramente avvertire sei o il comune di Arezzo che ci sono questi rifiuti che poi si pagano. Quindi qualcuno dirà teniamoli qua. Ma non è un bel vedere. Non è un bel vedere. Meno male che qui è una stradina, non so, poi da questo tunnel dove si va a finire, sicuramente si va verso Piavaltoppo, quindi la Valdichiana. E ci passa poca gente, se no altrimenti non è che sia un bel vedere questo, dai. Sì, anche perché sono i soliti noti. E ho ignoti. Ma questi sono traslochi. Sono i soliti ignoti noti. Sono i traslochi che. Sì, che fanno? Magari dovrebbe buttarla alla discarica oppure conferirli lì alla via Sette Ponti. E invece fanno prima a buttarla qui. Prima e fanno male, però tra l'altro è un posto un po' nascosto e quindi è di... Ah, qui si presta benissimo. Si presta bene perché siamo dietro una curvetta e nessuno. Se ti vedono dal treno, nessuno tanto non fanno. Non ti vedono perché il treno corre veloce, quindi niente. Piuttosto stiamo attenti che ci mettano sotto. No, vabbè, qui tanto siamo in una stradina, altri dice uno non se ne accorge. Comunque era un po' che non ci imbattavamo in una discarica di queste dimensioni e quindi insomma ci auguriamo che segnaleremo, a parte scherzi, al Comune di Arezzo la presenza di questa discarica, sperando che insomma chi di dovere intervenga e ripulisca, perché poi c'è qualcosa anche di inquinante sicuramente qui sicuramente, in mezzo, sicuramente, quindi sì. È bene non lasciarlo qui nell'ambiente. Scriveteci a redazione@arezzotv.net per le vostre segnalazioni e ci vediamo, quando ci vediamo? Domani. Sicuramente, a Dio piacendo. A Dio piacendo. Ciao.